Buongiorno a tutti, ci troviamo sempre nella mia casa scuola di Milano. Oggi prepareremo una ricetta molto legata anche ad Alce Nero, perché prepareremo una pasta alla salsa di pomodoro e questa pasta la mantecheremo poi alla fine con una preparazione alla quale io sono molto legato, ovvero un burro alle mandorle. La pasta, eccola qua, Senatore Cappelli, è una pasta straordinaria che tiene molto bene la cottura. La cuoceremo in padella, quindi non la faremo cuocere in acqua, ma la faremo cuocere direttamente nella salsa. Per fare la salsa di pomodoro, io a questo punto già parto con la ricetta. Io faccio un fondo all'italiana che è composto da carota, cipollotto, cipolla, porro, quello che volete voi, e il sedano. Lo taglio a pezzetti, in questo modo, il sedano. La carota, non importa essere precisi perché comunque la salsa poi va ovviamente frullata. Vedete? Vedete? Trito all'italiana, un cipollotto, soltanto la parte bianca, all'incirca con le stesse proporzioni. Trasferiamo le nostre verdure in una piccola casseruola, ecco qua, aggiungiamo a questo punto olio extravergine di oliva e sono, diciamo, particolarmente grato a questa ricetta perché sto inserendo tutti gli ingredienti provenienti dalla regione Puglia, una regione straordinaria. Sto usando i pelati, sia i pelati che l'acqua di vegetazione, ecco qua. Vedete? Quindi verdure, trito all'italiana, pelate di pomodoro, un po' di acqua, poi aggiungiamo del sale senza soffritti e il mio tocco per rendere questa preparazione un pochino più anche così legata al sud dell'Italia, inserisco delle scorze di limone, soltanto la parte gialla. Le inserisco direttamente in cottura, che poi andrò a frullare. Facciamo cuocere per circa 15 minuti, 20 minuti, dopodiché frulliamo e otteniamo, ecco qua, e otteniamo questa salsa che poi noi utilizzeremo per cuocere la pasta. Vedete? Ci sono anche le scorze di limone all'interno, La teniamo da parte. Bene. A questo punto vi faccio vedere come si cuoce la pasta in padella. Ho una padella antiaderente con il suo coperchio ermetico. Inserisco sul fondo la salsa di pomodoro, circa lo stesso peso della pasta, circa diciamo 90 grammi a porzione. Passa al Senatore Cappelli. Poi aggiungo dell'acqua bollente fino a coprire la pasta. Normalmente dovrebbe essere il doppio del peso della pasta. Vedete che bello? Guardate che bello. Aggiungo un pochino di sale ancora e lo facciamo andare circa 12 minuti. Perché questa pasta, Senatore Cappelli, ovviamente essendo un grano duro, avrà bisogno di una tempistica abbastanza lunga. La comodità è che gli amidi, ovviamente cuocendo in padella, non si disperdono nell'acqua, quindi la pasta diventerà un pochino più cremosa, proprio perché tutte le componenti vengono, come dire, serrate e chiuse nella padella stessa. Abbiamo detto però che questa pasta, alla fine, vedete, già sobbolle. Ecco qua, ho premuto il timer. E già sobbolle l'acqua, quindi regoliamo il fuoco a metà potenza. L'acqua deve sempre sobbollire, altrimenti la pasta diventa un po' ciccosa. A questo punto ci dedichiamo alla realizzazione di questa preparazione a cui sono molto legato, ovvero un burro alle mandorle che ci servirà per manteccare la pasta stessa. Ho messo anacardi e mandorle ieri sera a bagno, le ho lasciate una notte nell'acqua, scoliamo, mi raccomando, buttate sempre via l'acqua di
così di ammollo, perché si arricchisce anche di sostanze che non sono benefiche per la salute dell'uomo. Come un po' con i legumi, buttiamo via l'acqua, inseriamo la frutta secca ammollata nel bicchiere, aggiungiamo olio extravergine di oliva, aggiungiamo un po' di sale e, siccome vogliamo fare un burro alle mandorle, inserisco anche la bevanda alle mandorle al naturale, come quella di arce nero, che è adattissima per questa preparazione. Ecco qua, vedete? Frutta secca, olio, sale e bevanda alle mandorle. Frullo. Fino a ottenere una consistenza cremosa. Vedete? Stiamo ottenendo un burro. Devo continuare almeno 3-4 minuti, siccome non c'è ovviamente tempo per farvi vedere fino in fondo l'esecuzione della ricetta. Questa è una crema ottenuta, vedete, che è adatta sia per la mantecazione della pasta, sia per la mantecazione dei risotti, ma anche per condire del pane passato precedentemente in padella. È una preparazione che nella cucina dei vegetali è molto, come dire, versatile. La si può abbinare in tantissime preparazioni. Io direi anche che, se non mettiamo il sale, potrebbe andare bene anche per la produzione anche di dolci. Bene, ovviamente noi non abbiamo 10 minuti per far andare avanti ancora la pasta, quindi io mi sono preparato una padella, eccola qua. Abbiamo dato circa 8 minuti, quindi la termino. Ecco qua. Fate conto che sia ovviamente passato il tempo. Cerco un po' di accelerare. Ecco la nostra pasta. Per adesso c'è soltanto la salsa di pomodoro. Ok, io direi a questo punto è pronta. Vedete, sono passati i minuti che vi ho precedentemente indicati. Aggiungo per mantecare un po' di burro, tra virgolette, alle mandorle. Vedete? Si crea una crema molto interessante. Aggiungo anche un goccio di olio, sempre extravergine di oliva. Se volete, questo potrebbe essere anche un omaggio al nostro sud d'Italia, per via del grano nella pasta, per via dell'olio. Mandorle. Ok, vedete? Abbiamo mantecato la pasta. A questo punto siamo pronti per realizzare il piatto. Questo è il piatto, la fondina. Adesso andiamo a servire al centro. Questa era una porzione di circa 100 grammi, un pochino di più di quella che serviamo normalmente nei ristoranti. Okay. Abbiamo fame oggi, quindi possiamo anche un po' abbondare. Perfetto, eccola qua. Poi io voglio terminare il piatto con delle decorazioni. Prendo una mandorla in questo caso con la pelle, e la grattugio come se fosse un formaggio. Vedete? Creiamo una specie di neve che facciamo cadere sulla pasta. Sappiamo da studi effettuati, insomma, in ambito oncologico, che la frutta secca, se abbinata alla pasta, diciamo, induce ad abbassare la glicemia. Quindi consiglio di usarla, soprattutto mandorle e nocciole, guardate che bello. Poi, a me piacciono anche le decorazioni provenienti dal terrazzo, in questo caso della maggiorana, dell'erba cipollina, della menta, della salvia, del rosmarino,
puliamo il bordo del piatto, un altro po' di olio extravergine, e la nostra pasta è pronta, eccola qua, spero che non distrugga il piatto. Quindi pasta Senatore Cappelli, in questo caso penne rigate, condita con la salsa di pomodoro, vi ricordate abbiamo messo anche il limone all'interno, poi abbiamo usato il burro alle mandorle per dare un po' una nota dolce a questa preparazione, mandorle grattugiate alla fine e poi delle erbe aromatiche per decorare. Ciao a tutti e ci vediamo alla prossima. Grazie, buon pranzo a tutti.